Signori, buongiorno, benvenuti alla 13ª edizione di Mare Est, evento che salutiamo subito con un applauso. Grazie. Edizione numero 13, come abbiamo detto in conferenza stampa, noi trascendiamo dalla scaramanzia di turno e ci soffermiamo sull'importanza del numero, quindi il 13, 13ª stagione, attesta un lavoro all'insegna della costanza. È una manifestazione che parla del mare, attinge dall'attualità, ma si rifà anche soprattutto alla tradizione, quella di Trieste e dintorni, fatta di economia, sport, scienza, ricerca, partecipazione. E in tale ottica vivremo una 3 giorni su questi elementi fondamentali, contraddistinti da una cifra, diciamo, quasi ecumenica: mare senza confini. Sì, il mare non ha confini, effettivamente. Va attraversato, va vissuto, non ha confini di sorta, ma quest'anno gli organizzatori hanno voluto porre l'accento su questo senso di cooperazione, quasi di fratellanza. Il mare Adriatico, un mare, 3 nazioni, un unico abbraccio, e sarà una costante che ci accompagnerà nell'arco dei 3 giorni, quindi Italia, Slovenia, Croazia. Ce l'applaudo, quindi sì. Gli ideatori. Avevamo detto, è partito tanti anni fa con una sorta di scommessa avventurosa, come il mare richiede spesso, solitamente, è diventato un tema probante, un classico, possiamo dirlo, dell'estate, della primavera a Trieste. E le anime sono Roberto Bollelli e Edoardo Natelli. Roberto, prego. E qua? Buongiorno a tutti intanto e grazie di essere venuti così numerosi. E partirei da qualche numero perché penso che i numeri dicano molto più di tante parole. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere 8 nazioni europee e non a questo evento. 2 accademie, una nazionale e una internazionale. Abbiamo 4 università. 3 italiane, quella di Trieste che quest'anno festeggia il 100° anniversario della fondazione, quella di Napoli, quella di Udine e quella sudafricana di Stellenbosch, qui rappresentata. Sono 120 le persone a diverso titolo coinvolte, tra relatori, ospiti, partner e collaboratori. Avremo più di 80 bambini che saranno coinvolte dalle nostre preziose collaboratrici e supporter che parleranno e faranno programmi di educazione ambientale. Quest'anno, tra l'altro, Mare Nord-Est è riuscita, grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, che ringrazio, e ad organizzare programmi soprattutto per i più piccoli, perché secondo noi il messaggio deve partire proprio fin dall'inizio ad essere ben preciso. E bisogna dire che i risultati sono veramente eccezionali, proprio perché gli stessi bambini poi diventano quasi loro stessi promotori delle nostre istanze, che sono quelle di coinvolgerli nei progetti di educazione ambientale. Abbiamo fatto un evento transnazionale, non è stata una cosa messa così, è stata una cosa voluta, è nata grazie anche ai colloqui che abbiamo avuto con persone che in questo caso hanno lavorato e stanno lavorando, alcune di queste poi le sentiremo più tardi, e soprattutto grazie anche ad un progetto, che è il progetto NAMRIS, che secondo noi identifica perfettamente lo spirito di collaborazione che ci deve essere tra le nostre 3 nazioni, Italia, Slovenia e Croazia. Il progetto NAMIS successivamente verrà presentato dalla Capitaneria di Porto e ci fa molto piacere questo, perché è un progetto veramente estremamente importante, perché prevede la collaborazione delle Capitanerie nel caso in cui, per esempio, ci siano problemi di versamenti in acqua, i cosiddetti oil spills. 48 collaborazioni a diverso titolo, tra patrocini, partenariati, supporter, eccetera, eccetera. Questi sono i numeri che noi abbiamo messo in campo quest'anno, perciò penso che non si possa dire che l'evento ha preso una decisa deriva internazionale.
Noi abbiamo sempre pensato, fin da quando abbiamo iniziato Mare Nord-Est 13 anni fa, che Trieste abbia tutte le caratteristiche per essere un polo di riferimento per lo sviluppo della cultura del mare e della subacquea. E questo pensiamo che sia sicuramente uno dei motivi per i quali Mare Nord-Est ha così attecchito ed è cresciuto in tutto questo tempo. Un altro aspetto che volevo sottolineare è il fatto che quest'anno Mare Nord-Est si tinge di rosa. Non per piaggeria o per bon ton, ma perché è la vera realtà. E quest'anno avremo due splendide esempi di atlete. Una è qui presente, sarà Silvia Boidi, che farà la traversata delle Tre Nazioni, appunto. Sono 27 chilometri di nuoto che verranno fatti. E l'altra è invece Valentina Caffollo, che è una super atleta che si è immersa nei laghi ghiacciati, ha nuotato in apnea per più di 140 metri. Quindi direi veramente, quasi oserei dire, del superwoman. Ma oltre questo io volevo citare la colonna vertebrale di Mare Nord-Est. E sono tre persone che sono qui presenti. E sono Monica Rana, Manuela Rizzo e Tiziana Tassan, alla quale chiedo che voi diate un contributo. In sintonia con quindi lo slogan di questa edizione, va rimarcata lo sviluppo delle relazioni che noi stiamo avendo con la Slovenia e con la Croazia. Per noi fondamentalmente poter oltretutto avere un atleta croata, che in questo caso appunto è Valentina Caffolla, anche se il nome tradisce origini italiane, è vanto ed è un onore, proprio perché rappresenta la perfetta e ideologia del nostro evento. Due ultime cose. Il Mare Nord-Est quest'anno ha avuto, oltre il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, di cui dopo avremo una testimonianza, anche è diventato un evento IMD, cioè ha avuto il patrocinio della Commissione Europea. In questo momento in cui purtroppo vediamo che ci sono molti conflitti in giro, questo fatto ci inorgoglisce perché evidentemente tradisce questo spirito di collaborazione che vogliamo portare avanti. E il fatto che Mare Nord-Est sia diventato un evento IMD 2024 la dice lunga sul fatto che i contenuti che stiamo portando avanti sono estremamente validi. Un ringraziamento va a tutti quelli che ci sono stati vicini, ho già detto prima la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, ma anche i nostri sponsor, la Logica, la Trieste Trasporti, Cabi Cattaneo che sono qui presenti, quindi tutte istituzioni di primissimo piano. Un ultimo ringraziamento va ai consoli sloveni croati, perché è stato tramite loro che siamo riusciti a portare avanti questo progetto e grazie a loro siamo riusciti a interloquire in maniera eccezionalmente limpida e facile con le varie capitanerie di porto che ci hanno quindi dato le autorizzazioni e quindi il mare senza confini è o può essere veramente una realtà. Vi ringrazio. Grazie a Roberto Bonelli, l'altro visionario, diciamo, in senso buono, lungimirante parlo, Edoardo Natelli, ma permettetemi di salutare intanto Paolo Ferraro, presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacquee, l'ho detto sì, in maniera composita, che vivrà da protagonista la seconda parte di questa mattinata. Edoardo, prego. Aspetta. Applauso, c'è l'applauso. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Non mi sono scritto nulla perché a me piace improvvisare e sentire il calore della platea. E oggi questa platea è molto calorosa e vi ringrazio per questo. Volevo ricordare che, se siamo qui oggi, è anche grazie a Paolo Ferraro, con la sua Accademia Internazionale delle Tecniche Scienze e Tecniche Subacquee. Quindi ringrazio Ferraro per essere qui con noi, già il terzo anno, quindi, come diceva il mio collega, vuol dire che qualcosa di buono lo stiamo facendo.
E poi volevo ringraziare anche un'altra donna, se mi è concesso, Giulia, che è la nostra segreteria organizzativa, che in questi ultimi giorni si è data da fare fino a notte fonda, perché i nostri telefoni erano sempre accesi. Detto questo, vorrei farvi notare la grafica di quest'anno. Come diceva appunto Roberto, mare senza confini. Tre persone che ovviamente rappresentano le tre nazioni che si affacciano sull'Adriatico. Il sole che tramonta. Piccolo particolare, Trieste è l'unica città italiana dell'Adriatico che vede tramontare il sole in mare. Quindi anche questo è un'unione e fare in modo che le nostre visioni vadano nella stessa direzione, cioè collaborazione a livello istituzionale ma anche a livello associativo e salvaguardare questo nostro piccolo grande mare. Grazie. Grazie Edoardo Rattelli, pervaso da una vena quasi poetica, ma ci sta parlando di mare. Ogni progetto, piccolo o grande che sia, non sarebbe fattibile senza l'ausilio, senza il supporto vero di istituzioni, di qualcuno che ci crede, come si suol dire, non che ci mette la faccia, ma aiuta ad alimentare la progettualità. E una di queste è il Comune di Trieste, rappresentato oggi dall'assessore Elisa Lodi, a cui rivolgiamo subito un applauso. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. La sala è veramente piena, quindi sono felice di questo. Io porto i saluti del Comune di Trieste, del Sindaco Di Piazza e come assessorato allo sport quest'anno abbiamo abbracciato anche noi con questa novità questo evento, un evento ormai consolidato, storico della città di Trieste che va ad abbracciare la cultura, lo sport, l'innovazione, la conoscenza, avvicinando i più piccoli al mare, un mare veramente senza confini, aperto a tutti. Come vi dicevo, l'assessorato allo sport ha deciso di contribuire nella manifestazione, riconoscendo quindi l'importanza dello sport all'interno di questa manifestazione e riconoscendo quindi questa iniziativa di questa giovane sportiva che è in sala, che non ho visto, l'abbiamo vista in video all'inizio della settimana e che ringrazio della sua presenza e che farà questa trasversata da tre nazioni, partirà da Punta Salvore in Croazia per arrivare fino a Trieste, quindi io le auguro veramente di farcela, ovviamente è un in bocca al lupo, spero che si dica così nel contesto. Quindi il Comune vi è vicino, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ovviamente ringraziamo voi organizzatori, ma tutti quelli che lavorano a questi grandi progetti, perché c'è tutto uno staff di volontari, sono giornate intense, ma portano un grande risultato alla città di Trieste, per questo non possiamo che ringraziarvi. Grazie. Grazie Assessore Lodi. Io temporeggio perché mi hanno detto che è arrivato un messaggio eccellente da irradiare in video e da parte di Claudio Barbaro, sottosegretario del Ministero dell'Ambiente. Lo possiamo lanciare? Come dicono in diretta, sì. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a partecipare, seppur da remoto, a Mare Nord-Est. Vengo subito a dunque. Diversi sono gli elementi che mi interessano particolarmente nella vostra attività di questa 13ª edizione della manifestazione. Innanzitutto il claim scelto per rappresentarla da Roberto Bolelli e Leonardo Rattelli, mare senza confini. Senza confini perché il messaggio virtuoso che state mandando si rivolge a Italia, Slovenia e Croazia, le tre terre lambite dal mare Adriatico. Anche i numeri che l'organizzazione ci ha fornito nascondono un impegno strategico che è anche quello del Ministero che rappresento. 8 nazioni coinvolte, 43 patrocini e 120 tra conferenzieri, ospiti ed atleti, per un evento che vuole essere inclusivo e teso al massimo successo. E poi 4 università e 80 giovanissimi impegnati in programmi di educazione ambientale, tema sul quale l'attenzione del MASE è massima. La missione di Mare Nord-Est è quella di promuovere la cultura del rispetto del mare e di ogni organismo che lo popola. Questo attraverso un impegno concreto volto alla costruzione di un futuro in cui la collettività possa essere parte attiva in tutti i processi di conservazione e di sviluppo di uno stile di vita sostenibile.
In questo percorso promettiamo di essere con voi, il lavoro che state facendo rappresenta una risorsa per tutti e di questo non possiamo fare altro che ringraziarvi. Grazie. Claudio Barbaro, grazie, grazie per avermi invitato a partecipare seppur da remoto a Manifestando subito a dunque. Era un bonus track, grazie, grazie veramente. La manifestazione, dicevamo, ha un respiro internazionale, guarda l'Europa, guarda la cooperazione. Allora io vorrei sentire qualcosa riguardo da Roberto Antonione, Presidente Iniziative Centro Europeo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È una grande opportunità per me poter venire a salutarvi e complimentarmi con Roberto Bolelli e tutti gli organizzatori per questa 13ª edizione di Mare Senza Confini. Senza confini appunto perché il bene è prezioso, un bene comune, un bene che dobbiamo cercare di tutelare e di valorizzare e in questo senso consentitemi in maniera abbastanza sintetica di raccontarvi cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa vorremmo venisse fatto da tutti noi in futuro. L'organizzazione che ho l'onore di dirigere, l'Iniziativa Centro Europea, è impegnata da tanto tempo ovviamente nella collaborazione internazionale. In ambito marittimo, tuttavia, è già da più di 10 anni che siamo molto attivi. Siamo stati capofila del primo progetto che si chiama NAMIRG, che è l'antesignano del progetto NAMIRS, che è sempre stato condotto da noi come partner principale, che ha visto nel 2019 mettere insieme un'unica squadra di vigili del fuoco di 3 paesi, Italia, Slovenia e Croazia, capaci di costruire assieme un percorso di approfondimento, di procedure e di quant'altro per essere pronti per agire in caso di incendio in mare. C'è stata una magnifica esercitazione al largo di Pola con la Marina Militare croata, con gli elicotteri, un traghetto in fiamme ed è stato un progetto europeo che ha visto la direzione dell'Unione Europea lodare molto questa iniziativa e spronarci a proseguire, tant'è vero che poi successivamente abbiamo dato vita al progetto NAMIRS che verrà presentato successivamente dalla Capitaneria di Porto che è un nostro partner principale che ha visto appunto agire sia in collaborazione con la Slovenia e Croazia per fare in modo che ci sia una capacità di intervento comune in caso di spoil system e quindi in caso di sversamento di idrocarburi. Da dove nascono queste esigenze? Non tutti voi, ce ne sono molti giovani in questa sala, ma gli altri ricorderanno bene che parecchi decenni fa nel Tirreno c'è stato un incidente gravissimo della Exxon Valdez, una petroliera che è andata a picco, ha creato danni ambientali straordinari e questo ha prodotto però un evento successivo di grande interesse che è un esempio per tutti noi. Italia, Francia e Principato di Monaco hanno dato vita a una collaborazione permanente in grado di intervenire non solo in maniera, come dire, emergenziale, ma anche per costruire tutte le condizioni per prevenire disastri ambientali in mare, valorizzare il mare, fare in modo che questa risorsa comune diventi sempre più una risorsa dalla quale noi possiamo attingere benessere per i nostri cittadini. È stato costituito un segretariato permanente, questo segretariato permanente lavora da decenni ed è naturalmente un esempio per noi. Il progetto, per chi vuole avere dettagli, si chiama RAMOGE Plus, è un acronimo, ma troverete tutti i dettagli perché sono molto interessanti. L'ammiraglio che stava a dirigere l'autorità della Capitaneria di Porto fino a qualche anno fa, appena insediato, ci chiamò perché aveva visto che noi avevamo presentato questi progetti NAMIRG e successivamente NAMIRS, peraltro per inciso stiamo lavorando al progetto successivo, sperando di vincere anche questo, e verrà esteso anche ad altri paesi dell'Adriatico, dicendo a me di essere sorpreso che a differenza di quanto era stato fatto in Tirreno, l'Adriatico non aveva pensato di istituire
un accordo permanente tra i paesi in modo tale che questo possa essere un elemento di grande interesse e valenza sia per quel che riguarda la prevenzione sia per quel che riguarda eventualmente anche la necessità di intervenire. Questo è il sogno che abbiamo, il sogno di arrivare a un accordo internazionale, istituire anche noi un segretariato, una istituzione, chiamiamola come volete voi, con un accordo internazionale con la Slovenia e con la Croazia e successivamente anche con gli altri paesi dell'Adriatico, proprio perché questo ci consenta di vivere più sereni e tranquilli. In questo la Regione Friuli Venezia Giulia ci dà un grande sostegno, l'assessore Scocimarro è impegnato, siamo stati assieme a parlarne con i ministri competenti, io ne ho parlato sia col ministro degli esteri sia col ministro dell'ambiente, poi insieme siamo andati a parlarne anche col ministro del mare. Certamente l'accordo va fatto a livello ministeriale, ma le istituzioni locali possono fare molto, in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche i comuni interessati. E oltre a questo, iniziative come Mare Senza Confini, quindi Mare Nord-Est, tutti quelli che come voi in qualche misura partecipano a valorizzare il mare in campi diversi, hanno ruolo e titolo per collaborare e per costruire insieme questo futuro, che è un futuro per i nostri figli, è un futuro che diventa indispensabile. Pensate solo che uno sversamento per non di una petroliera, questo sarebbe devastante e probabilmente irreversibile nel Nord Adriatico. Le condizioni del mare Nord Adriatico in particolare sono molto diverse, come sapete bene, rispetto al Tirreno, mare molto meno profondo, mare con meno correnti, mare che potrebbe assorbire con molta più difficoltà situazioni di questa emergenza. Ma anche una semplice, banale collisione in una nave passeggeri con tank pieni costituirebbe un evento di una drammaticità ambientale e quindi poi anche economica spaventosa. Lavoriamoci perché questo non avvenga e tutto quello che potrà fare anche la vostra associazione sarà naturalmente benvenuto. Grazie. Grazie al Presidente Antonione. Va detto che del progetto Anamiris ne parleremo in maniera più composita e dettagliata nell'incontro prefissato attorno alle 11:15 e mezzogiorno. Oggi chiaramente sarà così l'apertura eccellente. Trieste sta vivendo un certo fermento in questi giorni sotto il profilo marittimo, anche sotto la sigla Assonautica, qui rappresentata dal Vicepresidente Nazionale Roberto De Gioia. Eccolo qua. Un saluto a tutti, grazie per l'invito. Porto il saluto del Presidente Antonio Paoletti, impegnato in altre situazioni, ma Assonautica. Assonautica, la parola stessa la dice, si è occupata di nautica, di valorizzare la nautica, fino a qualche anno fa. Da qualche anno a questa parte l'Assonautica si sta occupando di economia del mare. Solo l'altro mese l'Assonautica ha organizzato a Gaeta 3 giorni di convegno, il Blue Forum, a cui hanno partecipato ben 5 ministri, compreso il Ministro del Mare. Questo sta a dire che ci sono delle novità, che c'è una maggiore attenzione, che ultimamente non c'era, e che adesso c'è sul mare. Quindi rispetto al passato possiamo tutti quanti ovviamente lavorare meglio. Assonautica organizza l'appuntamento in Adriatico che arriva a Trieste oggi. Lo facciamo da 36 anni. Sono 36 anni che l'Assonautica, con appuntamento in Adriatico, percorre la costa adriatica, anche in Slovenia e Croazia in passato, e adesso ci ritorna, per discutere queste situazioni che stiamo discutendo qui. Perché mare senza orizzonti coinvolge tutti, non solo l'Italia. Poi se noi guardiamo questo nostro golfo, guardate questo immerso anche a Gaeta, questo golfo tra la costa etriana, tra la costa romagnola, tra la costa veneta, con la laguna veneta, pensate un po', che patrimonio costituisce sotto il profilo ambientale. C'è tutto e di tutto. Quindi una ricchezza enorme che noi abbiamo qui a disposizione. Una ricchezza che va valutata ed ultimamente è emerso proprio nel forum, nel Blue Forum, dove si sono esaminate tutte le filiere dell'economia del mare,
La grande novità è stata quest'anno, non so se Ferrero era presente, forse ha detto, ma la grande novità di quest'anno è stata la subacquea. Mentre negli anni passati, per 2 anni non si è parlato di subacquea, quest'anno si è posta l'attenzione proprio sulla subacquea per tutto quello che comporta, sotto il profilo ambientale, turistico, sportivo, soprattutto scientifico. E quando parliamo di subacquea non parliamo di tante altre cose, tra cui oggi si parla anche di comunicazione, perché tutte le comunicazioni di questi nostri paesi opposti passano sotto l'acqua. E quindi ci sono elementi di novità che in questo momento stiamo affrontando e valutando. Ecco, questo per dire che in questo momento questo che si sta facendo, questo di cui si sta discutendo, è quanto mai attuale e ci impegna. Noi, come dicevo, per 36 anni sul canale Adriatico andavamo a perorare il fatto che si creassero delle strutture per poter navigare in sicurezza sul mare Adriatico. Oggi andiamo avanti, non parliamo più di strutture e parliamo di altre cose. Parliamo di digitale, parliamo di sostenibilità, di transizione ecologica, parliamo di cose che, attuali che ci toccano di vicino. E chiudo con un aneddoto. Prima di Mare Nord-Est, Boleri e Natelli lo ricorderanno, qualcun altro qui ha provato a fare una cosa del genere. Non c'è riuscito per le grandi difficoltà. E questo ne nota ancora di più la grande capacità, e grazie, vi ringrazio, siete stati veramente eccezionali, che hanno in questo momento Boleri, Natelli e il loro staff, che hanno questa capacità di creare un polo, e badate bene, che quanto ha detto Boleri prima è importantissimo, riuscire a creare qui in Alto Adriatico un polo della subacquea, ma anche di tutte le cose legate al mare, per noi sarebbe una cosa eccezionale. Siamo già diventati capitale della vela con la Barcollana, potremmo diventare capitale anche di altre cose. Giustissimo. Quindi buon lavoro e grazie. Grazie a Roberto De Gioia, vicepresidente nazionale Assonautica. Nel suo intervento di poc'anzi Roberto Bolelli ha posto l'accento sulle tinte, le tinte rosa, non le quote rosa, le tinte rosa. È sempre stato un colore che ha accompagnato Mare Nord-Est per la forza, per la vitalità che solo una donna può dare. Prima di chiamare un'amica, alle amiche, diciamo così, tra virgolette, io voglio strappare un saluto, un applauso a Sara Andreotti, che è una ricercatrice che va a intervistare gli squali dal vivo, quindi quando l'avremo... non... Il suo lavoro non è virtuale, ma poi nell'arco delle 3 giorni avremo modo di respirare il fascino della sua professione, un'amica anche lei di Mare Nord-Est. Come amica, diciamo, Esther Colizza, direttore del Museo dell'Antartide dell'Università di Trieste. Benvenuta, bentornata. Buongiorno a tutti, sì, in effetti sono anni che come museo, che è il museo che rappresento, partecipiamo a questa manifestazione che ogni anno è più ricca, più bella, più avvincente e attira sempre più gente con grande piacere nella nostra città. E il nostro museo è una realtà molto piccola, ma è unico in Italia, Museo Nazionale dell'Antartide, la sezione di Trieste è dedicata all'esplorazione, soprattutto a un punto di attenzione sull'esplorazione in mare, nei mari antartici, ma anche nei mari artici, come vedremo più avanti nel corso dell'estate. Grazie ancora e al prossimo anno spero a questo punto, intanto buon lavoro. Grazie. A credere nelle istanze di Mare Nord-Est c'è anche una sigla che si occupa non solo di divulgazione ma anche di didattica a favore dei bambini, è una cosa che io amo tantissimo, e lei è Maria Cristina Pedicchio, presidente di Mare Vivo. Buongiorno a tutti, complimenti Roberto Edoardo, sempre un piacere essere con voi. Siete bravissimi e arrivare a una 13esima edizione con successi sempre maggiori, io credo sia un risultato straordinario, perché molti fanno iniziative però poi crollano. Questa cresce, quindi complimenti. Come associazione Mare Vivo abbiamo deciso a livello nazionale, non solo regionale, di chiedere a Mare Nord-Est di rappresentarci per il settore subacqueo. Quindi Mare Nord-Est diventa la delegazione subacquea dell'associazione Mare Vivo. Grazie mille per la collaborazione, abbiamo in programma varie iniziative.
Il tema della subacquea, lo ha detto Gioia poco fa, siamo stati assieme al convegno di Gaeta, è dare una parola d'ordine, mai successo prima, subacquea, subacquea, underwater, underwater. Per la comunità scientifica, qui faccio una divagazione su strategie di università, di OGS e dei vari enti, questo sta diventando un tema principale, un tema su cui ragioniamo e ovviamente vi coinvolgeremo e stiamo anche progettando di portare, speriamo, un grande progetto europeo con una sede specifica su Trieste. Quindi su questo tema Trieste e il suo mare ci stiamo lavorando con un supporto fortissimo da parte della Regione, del Presidente Fedriga e dell'Assessore. Subacquea, un tema. Altro tema, come diceva Francesco, è questo dei bambini. Anche in questa prospettiva con Mare Nord-Est stiamo avviando una collaborazione congiunta. Loro si sono appassionati, Mare Vivo è già appassionato, forse molti di voi ci hanno sentito parlare del libretto Martina Stella di Mare, perché io ho ossessionato un po' tutti con Martina. Questo è un libretto per bambini dai 2 ai 5 anni, fatto da Nicoletta Costa, che immagino conoscete tutti. La Stella di Mare è il simbolo a livello europeo della strategia della Commissione che si chiama Missione Stella di Mare. Quindi la Commissione europea ha premiato questo progetto proprio per la sua capacità di arrivare, come ha detto prima Francesco o Roberto, ai bambini piccoli. E i bambini di 2-3 anni reagiscono in una maniera straordinaria. E anche su questa iniziativa lavoreremo assieme, metteremo assieme le forze per avere sempre maggiori risultati. Io concludo i miei interventi dicendo sempre che saranno i bambini a salvare il mare. No, non so se la cosa può far piacere, ma anch'io ho giocato molto con Martina Stella di Mare. Non so se devo pormi delle domande, ma mi sono divertito anch'io. Chi non gioca invece anima una sorta di sodalizio che esiste, persiste da anni, è la Trieste Trasporti, rappresentata qui dal presidente Maurizio Marzi. Eccolo qui. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Roberto, Edoardo, complimenti. Io sarò brevissimo perché so che la lista dei saluti è lunga. È terzo anno che collaboriamo, con grande piacere. Si rifletteva, a parte questo bellissimo disegno che avete fatto, è splendido, evocativo. Ascolto con grande interesse, penso che Trieste abbia ancora tanto da chiedere al suo mare e credo che il suo mare abbia ancora tanto da dare a Trieste. Al di là della retorica, sul mare, dentro il mare, sotto il mare, attraverso il mare, me l'avete spiegato voi in questi anni, magari il prossimo anno riflettiamo anche sul trasporto sul mare, magari anche il trasporto pubblico, una risorsa che dobbiamo sviluppare e su questo noi siamo disposti a collaborare. Quindi grazie, buon lavoro e saluti a tutti, grazie. Grazie Maurizio Marzi, Trieste Trasporti. Dicevamo prima questo abbraccio alla Croazia, questo abbraccio alla Slovenia, qui rappresentato dal console della Slovenia, appunto, Gregor Schutz. Credo di aver detto giusto? Sì? Schutz, vabbè, chiedo venia. Grazie, benvenuto. Grazie per questo invito, hvala za vabilo. Veliko čast mi je bit tukajle. Un grande onore per essere qui e salutarvi. Perché una veramente bella iniziativa questa Mare Nord-Est e come porta il titolo Il Mare Senza Confini e così il Consolato Generale subito ha aderito a questa iniziativa e l'ha appoggiata. Perché questa iniziativa tramite sport, cultura subacquea, ecologia porta anche una riflessione cosa ci porta questo mare, il nostro mare nel bacino di Nord Adriatico che ha tanti elementi che riguarda l'economia, che ci unisce, i due porti di Trieste e di Capodistria, ecologia, come già il presidente De Lince, segretario generale, De Lince ha accennato le iniziative che non conoscono i confini che riguarda l'ambiente e così anche tramite lo sport e questo nuoto dal Punto Salvore tramite Pirano e a Trieste
unisce anche l'amicizia e dà tanto tanto a questo spazio. E io auguro agli organizzatori un bel evento con tanto tanto successo e sono sicuro che lo continueremo anche prossimo anno e tanti tanti anni in futuro. Grazie. Grazie Console. Siamo probabilmente ai titoli di coda della prima tornata di interventi, no? Le enti, la ricerca, la cultura, non poteva mancare come una sorta di dulcis in fundo l'Università di Trieste rappresentata dal rettore Roberto Di Lenarda, che non c'è, ma qui facciamo un applauso, va, così facciamo, per sottolineare il fatto, non lo percepivo. Quindi c'è un attimo di stasi, devo improvvisare, c'è un video da lanciare ora, se non sbaglio, perché inizia fra poco la seconda parte, affidata e condotta dal mio amico collega Edoardo Pavia, che andrà a introdurre, se non sbaglio, la premiazione, la cerimonia. Mi sta guardando in modo introspettivo? No, sì. Io. Ah, va bene, allora mi hanno dato delle informazioni sbagliate, però mi fanno cenno che il video c'è. Va bene, intanto lanciamo il video e poi vedo. Grazie.